Bella per tutti voi ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Retro Top 10 in collaborazione. Oggi abbiamo un ospite grandissimo che ci dona la sua grandissima presenza con una grandissima collaborazione. Il grandissimo Delli Mello. Mi avete presentato in una maniera quantomeno degna. Temevo che non fosse ospitali. Numero 10, più ospitali di noi non c'è nessuno. PC Calcio 2001. Allora, PC Calcio 2001. Tutti quelli che parlano di calcio nel bar a quei tempi, nel fantastico 2001, tornavano a casa e giocavano questo giochino niente male, che lo potevi trovare tipo in edicola con una rivista. E ovviamente è inutile dire che la cosa più bella era vantarsi poi il giorno dopo: ma io ho comprato questo e quest'altro. Però il grandissimo Delli Mello, un grandissimo truffatore e paragnoso ai tempi, prendeva come squadra il Genk. In molti non lo sanno, ma il Genk in questo gioco ha un trucco, cioè parte con miliardi di miliardi di miliardi, quindi tu potevi fare quello che volevi. Big la squadra di calcio, proprio quella un po' umma diciamo. E quindi tu tutti quanti si vanno: ho comprato Birof dopo tipo 3 ore 40 di gioco. Io c'avevo già tutti i giorni. Numero 9. Alla 9 invece abbiamo Broken Sword, un'avventura grafica veramente fantastica. Bello. Veramente allora, fantastica. È fantastica, ma come vi dicevo, soltanto quelli intelligenti, almeno quanto me, possono quantomeno approcciarsi al gioco. Non è una, vi giuro, non è una questione di no, non voglio essere nemmeno modesto dicendo. No, ma proprio, ma si sente che la modestia trasuda da questa domanda. Esatto, era al contrario, però va bene. Però davvero qui ci voleva intelligenza, e a quell'età ero uno dei ragazzini più intelligenti di tutta la città probabilmente. Solo perché giocavi a Broken Sword. Anzi, qualche truffatore di bassa lega probabilmente come voi, non intelligenti come me, si avvaleva di riviste, capite? Cioè, non voglio essere arrogante, però no, per carità, ma noi comprendiamo, cioè, noi siamo molto umili al di fronte al grandissimo. Che schifo l'umiltà, non parlate. Numero 8. Alla 8 invece abbiamo il fantastico Twisted Metal, uno con, penso, la copertina più famosa del mondo dei videogiochi, quella col pagliaccio. Un Destruction Derby diverso, però. Questo gioco era fantastico perché tu dovevi. C'erano tantissime macchine, tantissime armi. Mm-hmm. E mi ricordo che la mia arma preferita era un missile che si chiamava Homecoming, scritto tipo casa coming. Io lo chiamavo rincasando questo missile. Quindi quando sparavo facevo rincasando. Italianizziamo ogni cosa, però. E lo scenario più bello era quello di Parigi, dove tu potevi distruggere la Torre Eiffel, cioè sembrava proprio un film di Michael Bay. Io adoro Michael Bay, cioè sono uno di quei... E complimenti per il vostro Mario come Michael Bay, che troverete il link qui sotto in descrizione per andarvelo a vedere. Beh, certo. Vi faccio anche spam. cioè, tipo ricambiato il canale, Belli. Dobbiamo mettere il link a tutti i costi. Qui invece che abbiamo? Bloody Roar 2. Allora, Bloody Roar, come voi dite... Allora, vedete, lo stavo spiegando prima. Voi distinguete i giochi tra retro game perché sennò ci sparano nei commenti. Sparano proprio direttamente, è vero. Esatto, però il problema è che io gli unici giochi che conosco a cui ho giocato davvero sono quelli che voi chiamate retro game per me, quindi questi sono i giochi. E questo è il picchiaduro, penso si dica così, più bello di sempre, perché potevi sceglierti sti personaggi che a un certo punto potevano trasformarsi in animali, e quando tu li trasformavi in animale potevi ribaltare un attimo la situazione, cambiava proprio tutto il patto di attacchi, quindi era un altro personaggio. Molto bello, sì. Secondo me la questo talpa vinceva su tutto. Poi io non c'ho i pollici. La talpa quindi... spaccava, ma il camaleonte Numero 6. Numero 6 c'è Alex Kidd, cioè tipo... Allora, la musica questo gioco assurda, questo gioco io non lo so come si fa a non aver giocato a questo gioco e definirsi che io non sono un gamer e ci ho giocato. Pensate se uno si definisce gamer e non ci ha giocato, cioè, è una delle pietre miliari della guerra fra Sony e Sony e Nintendo. Adesso qui mi sparano, cioè, fra Sega tanto pietra da essere precaricata direttamente, che su... questo gioco qui, i suoni che aveva quando faceva le mosse, quando rompeva qualcosa, quando prendeva un gioiello, erano bellissimi. Più la musichetta sotto era una delle ed ecco qua la terribile morra cinese, cioè lì non dovevi essere bravo, dovevi avere culo. Let's gambling, cioè, un gioco al grandissimo coefficiente di culo, e anche abbastanza spossante, perché quando arrivavi lì che avevi fatto delle peggio cose per arrivarci, poi ti arriva a morra, ma culo. Mentre numero 4, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, cioè un più che un nome uno scioglilingua. Davvero, ecco questo è uno dei giochi più belli della Nintendo. Io ci giocavo perché con gli amici il pomeriggio, dopo finiti i cartoni animati o le Benji, tutte queste cose qua, andavamo a giocare alla Nintendo, e questo qui potevi giocarci in due,
quindi non dovevi aspettare i tre turni, capito? Potevi giocare due alla botta. Ed era bello perché era molto cooperativo. Tu avevi un tot di rinascite, e quindi che cosa si faceva? Ci si scambiava di posto, andava davanti a rischiare quello che aveva rinato meno volte, e quindi te lo dovevi gestire tutto così, perché era difficile. Il tatticone, insomma. Ed è lì lo stratega, proprio. Non è che grandi strategie, però era bello, ai tempi era semplice. E numero 4 invece abbiamo Contra 3. Questo è tosto, è difficile. Guarda, Contra 3 è una figata. Ma sei bloccato? No, lo vedo io bloccato. Sì, no, no, ma vai, è Contra 3. Oh, ok. Contra 3 è figo, ma soprattutto perché è più bello, nettamente, di quello schifo di Metal Slug. Ricordiamo che Yotobi e il tizio qualunque non ci sanno giocare, e Zeb invece è bravissimo a questo gioco. È proprio dichiarazioni che bucano lo schermo. E questo per mettervi nei guai, così nessuno va mai più si iscriverà a questo canale. Grazie. No, perché giustamente stavamo andando troppo bene con questo canale. Guardate quanto è tamarro, ti appende i missili, così sembri John Rambo, dai. Sì, no, era fighissimo. In più, rispetto a Metal Slug, era anche diverso, i quadri erano molto vari. Cambiava, era un po' più spaziale. Mentre alla 3 abbiamo Mario Kart 64. Mario Kart, sì. Allora, Mario Kart 64, qui mi dicevano che il buon Patrizio si paragonava a me come giocatore. Patrizio. No, non mi paragonerei mai al grandissimo, però me Patrizio, la capisco. Quando tu saprai... Patrizio, quando tu avrai raggiunto la metà di quello che so fare in questo gioco, sarai un buon giocatore. Prima di allora taci. E ringraziami del fatto che non partecipo a tornei mondiali italiani nel quale avrei umiliato mezza popolazione. Qua sfidona, qua scatta la sfida, io ve lo dico. Mi accontento di essere l'ombra del grandissimo. Quindi non... E aggiungo la modalità più bella di questa cartuccia per Nintendo 64, che ricordiamo è fantastica come console, era la modalità 1 contro 1, coi palloncini. Coi palloncini, sì, dovevi scoppiare i palloncini all'avversario. Numero 2, anche se la versione SNES, devo dire. Mentre alla 2 abbiamo GoldenEye 007. Allora, un gioco Golden che ha inventato 007. Praticamente il multiplayer per gli sparatutto, cioè inventato, diciamo che ha sdoganato, ecco, mettiamola così. Esatto. Ma a parte che la storia era bellissima perché seguiva il film, e quindi a quei tempi funzionò moltissimo. Poi la cosa figa era la versione in cui tu potevi giocare nell'arena contro altre tre persone, no? A parte, ricordiamolo, joystick della Nintendo 64, joystick più bello sulla faccia della terra. Non sono d'accordo, cioè, non c'è... Vabbè. Molti la pensano come Delly, è un po', cioè, un po' difficile comprenderlo, ma quando lo padroneggi è un gran controller. E su questo gioco era perfetto, perché c'aveva il grilletto sotto, l'analogico si muoveva bene. Questo dovete giocare, qui dovete comprare la Nintendo 64 e giocare a questo gioco. E invece in prima posizione medaglia d'oro c'è The Unholy War, che è la prima volta che vediamo in una top 10. Allora, lo vedete per la prima volta perché non sapete un cazzo, e la maggior parte delle persone che giocano a videogiochi è ignorante, questo ve lo voglio dire. Allora, io non ho mai perso a questo gioco, che è, guardate come mai la gente non ci gioca, perché è un gioco intelligente dove devi usare tantissima testa. Ovviamente, non avendo io avversari al mio livello, soprattutto a livello intellettuale, non trovavo sfidanti. E questo gioco però dovete giocare, io l'ho dovuto ricomprare oggi e mi sono ricomprato la PlayStation solo per giocarci da solo, che il computer è più forte degli esseri umani. Però lo perdo uguale. Perdo uguale perché nessuno batte il grandissimo. questa adolescenza di Delly solitario che giocava. Il grandissimo non perde mai. Non perde neanche mai. Peso. Neanche contro il computer, neanche contro l'intelligenza bonus! Artificiale. Mentre il bonus vediamo. Abbiamo Prototype, l'unico gioco in questa gioco classifica della corrente o passata generazione. Sì. Perché l'unico gioco nuovo a cui ho giocato, oltre a piccoli esperimenti di quella merda di Assassin's Creed, è proprio Prototype, perché io in Erasmus avevo un compagno di in casa che mi piaceva, ho detto, guarda, scordati che questo ci ho provato a giocare per un po', era veramente figo, perché il simbionte che ti entra dentro fa di tutto, buttarsi ai palazzi, fa le cose fighissime, questo a me è piaciuto, devo dire, non mi aspettavo di divertirmi con un gioco moderno. Bene. Allora ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale di Delly Mello, a iscrivervi al nostro canale secondario, principale e secondario, cliccare mi piace alla pagina Facebook e attivare le notifiche perché altrimenti non le ricevete, visitare il negozio eBay o guardare la top 10 in collaborazione precedente. Grazie mille. È una fetta di culo, no? Quella, pure, vai. Pure, dai. Bella Delly, grazie, ciao. Bella. Ciao.